Ci si sente sotto assedio, devo dire di sì, perché un caso ogni tanto può capitare, ma in questo periodo vedere che tutte le settimane succede qualcosa, diciamo che siamo preoccupati. Non c'è pace per le aziende orafe della provincia di Arezzo. L'ultimo assalto a Castiglion Fibocchi, dove una banda di ladri ha messo a segno un colpo milionario in una ditta di preziosi. I ladri sono entrati all'interno della zona raffinazione della Castoro, lungo la provinciale Sette Ponti, da un capannone confinante dove hanno scavato un buco. Una volta dentro sono riusciti ad aprire la cassaforte ed infine si sono dati alla fuga con un bottino di verghe, polveri di oro ed argento. Abbandonati sul posto invece gli strumenti utilizzati per lo scasso. Un colpo scoperto a distanza di ore. In un primo momento si era infatti pensato ad un'anomalia del sistema d'allarme. Un'altra anomalia invece riguarda le telecamere che non avrebbero ripreso nulla. C'è un modus operandi, no? Tipo suona l'allarme, bisogna andare, vedere, guardare bene col vigilante, se poi lo reinserisci, fai un controllo che tutto sia a posto per evitare il peggio. Ovviamente poi quando si tratta di bande specializzate, diciamo che tutto questo lascia il tempo che trova. Sono in corso le indagini dei carabinieri mentre cresce l'allarme dell'intero comparto. Forse dal governo dovrebbero cercare di capire che le città speciali come Arezzo, dove viene trattata come una semplice città da 100.000 abitanti, ma non siamo una semplice città perché ci sono le aziende più importanti del mondo, è il primo distretto europeo e quindi ecco, questo dovrebbe essere messo sul piatto forse in maniera più intensa.